E la signora Stefania Di Michele, bravissima, vi leggerà dei racconti di Chekhov, Tolstoi. E Tolstoi. Vi prego il silenzio perché mi si è rotto il microfono purtroppo in preparazione. E va bene, vi auguro buon ascolto e vi ricordo sempre alla fine, se volete c'è un'offerta per l'artista. Grazie. Allora, due parole introduttive, spero mi capiate, anche senza microfono. Cercherò di leggere a voce più alta possibile, mi avvicino anche un po'. Dunque, ho scelto tre racconti di Chekhov che verranno alternati alla sonata Kreutzer di Tolstoi. Ho scelto questo brano di Tolstoi perché non è la sonata Kreutzer tutto il testo, ma solo la parte centrale, quella che si riferisce all'uccisione della moglie da parte del marito, e l'ho scelta proprio perché mi sembra che Tolstoi sia stato uno dei primi autori che ha parlato della violenza contro le donne e dell'inutilità della violenza e del male, un po' il discorso di Hannah Arendt. Quindi ho scelto questa cosa proprio dato il momento storico che stiamo vivendo. Invece i primi due racconti sono di Chekhov e sono più leggeri, e anche l'ultimo racconto sarà di Chekhov. Possiamo anche levare la musica? Sì, stavo preparando la tagliata. Sì, sì, certo. Ma tu ci vedi? Io sì, sì, sì. Comunque devo dire che questo negozio ha veramente un'atmosfera magica, per cui già uno si sente a casa propria. Grazie a Roberta. Allora, cominciamo con Chekhov, uno scherzetto, 15 marzo 1886. Un limpido meriggio invernale, il gelo è compatto, scricchiola, e a Nadenka, che mi tiene a braccetto, si coprono d'una brina argentea i riccioli delle tempie e la peluria sopra il labbro superiore. Stiamo su un alto poggio. Dai nostri piedi fino al suolo si stende un piano in pendio nel quale il sole si guarda come in uno specchio. Accanto a noi, piccole slitte rivestite di panno rosso vivo. Scivoliamo giù, Nadezhda Petrovna, supplico io. Una volta soltanto, vi assicuro che rimarremo sani e salvi. Ma Nadenka ha paura. Tutto lo spazio, dalle sue piccole soprascarpe al termine del poggio ghiacciato, le sembra una terribile voragine, smisuratamente profonda. Le manca il fiato e le si ferma il respiro quando guarda in basso, quando le propongo solo di salire nella slitta. Ma che sarebbe mai se si arrischiasse a volar giù nella voragine? Morrebbe, impazzirebbe. Vi supplico, dico, non bisogna aver paura. Capitelo, questa è pusillanimità e viltà. Nadenka cede. Infine, e io vedo dal suo volto che cede al rischio della vita. Io la faccio sedere, pallida, tremante, nella slitta. La cingo col braccio e insieme con lei mi precipito nell'abisso. La slitta vola come un proiettile. L'aria solcata ci percuote in viso, urla, fischia negli orecchi, ci morde, ci pizzica dolorosamente dalla rabbia. Vuole strapparci la testa dalle spalle. Per la pressione del vento, non sa la forza di respirare. Sembra che il diavolo in persona ci abbia avvinghiati con le zampe, urlando ci trascini all'inferno. Gli oggetti circostanti si fondono in una lunga striscia che fugge impetuosamente. Ecco, ecco, ancora un attimo e pare che saremo perduti. Io vi amo, Nadia, dico io sottovoce. La slitta comincia a correre sempre più piano. L'urlio del vento e il ronzio degli strisci non sono più così paurosi. Il respiro cessa di venire meno e noi finalmente siamo in fondo. Nadenka è più morta che viva. È pallida, respira appena. Io l'aiuto ad alzarsi. Per nulla al mondo ci verrò un'altra volta,
dice guardandomi con occhi dilatati, pieni di sgomento, per nulla al mondo, per poco non sono morta. Dopo un po' di tempo ella torna in sé e già mi guarda interrogativamente negli occhi. Sono stato io a dire quelle quattro parole, o le è solo sembrato di udirle nel frastuono del turbine? E io sto accanto a lei, fumo e osservo con attenzione il mio guanto. Ella mi prende sotto braccio e noi passeggiamo a lungo attorno al poggio. L'enigma evidentemente non le dà pace. Sono state dette quelle parole o no? Sì o no? Sì o no? È una questione d'amor proprio, d'onore, di vita, di felicità. Una questione importantissima, la più importante al mondo. Nadenka, impaziente, malinconica, mi getta occhiate in viso con uno sguardo penetrante, risponde a sproposito, sta a vedere se mi metterò a parlare. Oh, che giuoco su quel caro volto, che giuoco! Io lo vedo, ella lotta con se stessa, ha bisogno di dire qualcosa, di domandare qualcosa, ma non trova le parole, è a disagio, ha paura, la gioia gliel'impedisce. Sapete, ella dice senza guardarmi, che cosa? Domando. Andiamo ancora una volta giù in slitta. Saliamo per una scala sul poggio. Di nuovo io faccio sedere la pallida, tremante Nadenka nella slitta. Di nuovo voliamo nella paurosa voragine. Di nuovo urla il vento e ronzano gli strisci. E di nuovo, al momento della più forte, fragorosa volata della slitta, io dico sottovoce: io vi amo, Nadenka. Quando la slitta si arresta, Nadenka avvolge con uno sguardo il poggio per il quale siamo appena discesi. Poi fissa a lungo il mio viso, tende l'orecchio alla mia voce indifferente e impassibile, ed ella tutta, tutta, perfino il manicotto, il cappuccio, tutta la sua figurina, esprime un'estrema perplessità. E sul volto le sta scritto: ma di che si tratta? Chi ha pronunciato quelle parole? Lui o m'è solo parso di udirle? Questa incertezza l'inquieta, le fa scappare la pazienza, la povera fanciulla non risponde alle domande, si acciglia, è pronta a piangere. Non dovremmo andare a casa? Domando io. Ma a me piace questo scivolare, ella dice arrossendo, se si facesse ancora una corsa. Le piace questo scivolare, ma intanto salendo nella slitta è pallida come le altre volte, a malapena respira dalla paura, trema. Scendiamo giù per la terza volta e io vedo come ella mi guarda in viso, sorveglia le mie labbra, ma io porto alle labbra il fazzoletto, tossisco e quando raggiungiamo la metà del poggio faccio in tempo a pronunciare: io vi amo, Nadia. E l'enigma resta enigma. Nadenka tace, pensa a qualcosa. Io l'accompagno dallo sdrucciolo a casa. Lei cerca di andare più adagio, rallenta i passi e aspetta sempre che io le dica quelle parole. E io vedo come soffre la sua anima, quanti sforzi ella fa su se stessa per non dire: non è mica possibile che le abbia dette il vento, e io non voglio che le abbia dette il vento. La mattina del giorno dopo ricevo un bigliettino: se oggi andrete allo sdrucciolo, passate da me, N. E da quel giorno comincio ad andare con Nadenka quotidianamente allo sdrucciolo e volando giù in slitta pronuncio ogni volta sottovoce sempre quelle stesse parole. Io vi amo, Nadia. Ben presto Nadenka si abitua a questa frase come al vino o alla morfina. Vivere senza di essa non può. Veramente volar giù dal poggio è pauroso come prima, ma ormai la paura e il pericolo conferiscono un particolare incanto alle parole d'amore, parole che come prima costituiscono un enigma e fanno languire l'anima. Sospettati di pronunciarle, siamo sempre noi due, io e il vento. Chi dei due le dichiari il suo amore, ella non sa, ma ormai a quanto pare le è indifferente. Da qualunque vaso si beva è tutt'uno, purché si sia ebri. Una volta a mezzogiorno mi avviai allo sdrucciolo da solo. Mescolatomi alla folla, vedo che al poggio si avvicina Nadenka e mi cerca con gli occhi, poi sale timidamente su per la scaletta. Fa paura andare sola, oh come fa paura, è pallida come neve,
trema, par che vada al supplizio, ma va, va senza guardarsi indietro, risoluta. Evidentemente ha stabilito infine di provare. Si potranno udire quelle stupefacenti, dolci parole quando io non ci sono. Vedo com'ella, pallida, con la bocca aperta dallo sgomento, sale nella slitta, chiude gli occhi e, detto addio per sempre alla terra, si muove dal posto. Zzz, ronzano gli strisci. Se Nadenka senta quelle parole, non so. Vedo soltanto com'ella si alza dalla slitta debole, esausta, e lo si scorge dal suo volto. Ella stessa non sa se abbia udito qualcosa o no. La paura, mentre scivolava giù, le ha tolto la capacità di udire, di distinguere i suoni, di capire. Ma ecco che giunge un primaverile mese di marzo. Il sole si fa più carezzevole. Il nostro monte di ghiaccio scurisce, perde il suo splendore e si scioglie infine. Smettiamo di scivolare. La povera Nadenka non può più udire in nessun luogo quelle parole, né c'è alcuno per pronunciarle, poiché vento non se ne sente. E io mi accingo ad andare a Pietroburgo per molto tempo, probabilmente per sempre. Una volta, prima della partenza, un paio di giorni avanti, sono seduto al crepuscolo nel giardinetto e dal cortile in cui abita Nadenka, questo giardinetto è diviso da un alto stecconato fissato con chiodi. Fa ancora piuttosto freddo, sotto il concime c'è ancora la neve, gli alberi sono morti, ma già odora di primavera e, preparandosi al riposo notturno, gridano rumorosamente le gracchie. Io mi avvicino allo stecconato e guardo a lungo per una fessura. Vedo come Nadenka esce sul terrazzino e fissa un triste, angosciato sguardo nel cielo. Il vento primaverile le soffia diritto sul pallido volto abbattuto. Le ricorda quel vento che ci urlava allora sul poggio quando ella udiva quelle quattro parole. E il suo viso si fa mesto, mesto. Per la guancia le scivola una lacrima. E la povera fanciulla tende tutte e due le mani come pregando questo vento di recarle ancora una volta quelle parole. Ed io, dopo aver atteso che soffi il vento, dico a mezza voce: io vi amo, Nadia. Dio mio, che cosa avviene di Nadenka? E la manda un grido, sorride con tutto il volto e tende incontro al vento le mani, gioiosa, felice, così bella. E io vado a far le valigie. Questo è stato ormai da un pezzo. Adesso Nadenka è già maritata. L'hanno sposata, o se è sposata, fa lo stesso, al segretario del Consiglio Nobiliare di Tutela. E ora ha già tre bambini. Come noi un tempo andavamo insieme allo sdrucciolo e come il vento portava fino a lei le parole: io vi amo, Nadenka. Ella non l'ha dimenticato. Per lei adesso è questo il più felice, il più commovente e bel ricordo della vita. E a me, ora che mi sono fatto più vecchio, riesce ormai incomprensibile perché dicessi quelle parole e a che scopo scherzassi. La morte dell'impiegato, 2 luglio 1883. Una magnifica sera, o non meno magnifico usciere, Ivan Dmitrich Cherviakov era seduto nella seconda fila di poltrone e seguiva col binocolo le campane di Kornvij. Guardava e si sentiva al colmo della beatitudine. Ma a un tratto, nei racconti spesso si incontra questo a un tratto, gli autori hanno ragione, la vita è così piena di imprevisti. Ma ad un tratto il suo viso fece una smorfia, gli occhi si stralunarono, il respiro gli si fermò, egli scostò dagli occhi il binocolo, si chinò e... aveva starnutito, come vedete. Starnutire non è vietato ad alcuno in nessun posto. Starnutiscono i contadini e i capi di polizia e a volte perfino i consiglieri segreti. Tutti starnutiscono. Cherviakov non si confuse per nulla, si asciugò col fazzolettino e, da persona garbata, guardò intorno a sé. Non aveva disturbato qualcuno col suo starnuto, ma qui
Sì, gli toccò confondersi. Vide che un vecchietto, seduto davanti a lui nella prima fila di poltrone, stava asciugandosi accuratamente la calvizie e il collo col guanto e borbottava qualcosa. Nel vecchietto Cerviakov riconobbe il generale civile Brizalov, in servizio al dicastero delle comunicazioni. «L'ho spruzzato!» pensò Cerviakov. «Non è il mio superiore, è un estraneo, ma tuttavia è seccante. Bisogna scusarsi!» Cerviakov tossì, si sporse col busto in avanti e bisbigliò all'orecchio del generale. «Scusate!» «Scusate, eccellenza, vi ho spruzzato io involontariamente!» «Oh, non è nulla, non è nulla! Per amor di Dio, scusatemi! Io, vedete, non lo volevo!» «Ah, sedetevi, prego, lasciatemi ascoltare!» Cerviakov rimase impacciato, sorrise scioccamente e riprese a guardare la scena. Guardava, ma ormai beatitudine non ne sentiva più. Cominciò a tormentarlo l'inquietudine. Nell'intervallo egli si avvicinò a Brizalov, passeggiò un poco accanto a lui e, vinta la timidezza, mormorò: «Vi ho spruzzato, eccellenza, perdonate, io, vedete, non che volessi!» «Ah, smettetela, io ho già dimenticato e voi ci tornate sempre su», disse il generale e mosse con impazienza il labbro inferiore. «Ha dimenticato e intanto ha la malignità negli occhi», pensò Cerviakov, gettando occhiate sospettose al generale. «Non vuole nemmeno parlare. Bisognerebbe spiegargli che non desideravo affatto, che questa è una legge di natura. Se no, penserà che io volessi sputare. Se non lo penserà adesso, lo penserà poi». Giunto a casa, Cerviakov riferì alla moglie il suo atto incivile. La moglie, come a lui parve, prese l'accaduto con troppa leggerezza. Ella si spaventò soltanto, ma poi, quando apprese che Brizalov era un estraneo, si tranquillò. «Ma tuttavia passaci, scusati», disse. «Penserà che tu non sappia comportarti in pubblico». «Ecco, è proprio questo. Io mi sono scusato, ma lui, in un certo modo strano, una sola parola sensata non l'ha detta e non c'era neppure tempo di discorrere». Il giorno dopo, Cerviakov indossò la divisa di servizio nuova, si fece tagliare i capelli e andò da Brizalov a spiegare. Entrato nella sala di ricevimento del generale, vide là numerosi postulanti e in mezzo ai postulanti anche il generale in persona, che già aveva cominciato l'accettazione delle domande. Interrogati alcuni visitatori, il generale alzò gli occhi anche su Cerviakov. «E ieri, all'Arcadia, serramentate, eccellenza!» prese a esporre l'usciere. «Io starnutii e involontariamente vi spruzzai, scusa!» «Oh, che bozzeccole! Dio sa che è!» «E voi, che cosa desiderate?» si rivolse il generale al postulante successivo. «Oh, non vuole parlare!» pensò Cerviakov impallidendo. «È arrabbiato dunque? No, non posso lasciarla così, gli spiegherò!» Quando il generale finì di conversare con l'ultimo postulante e si diresse verso gli appartamenti interni, Cerviakov fece un passo dietro a lui e prese a mormorare: «Eccellenza, se oso incomodare vostra eccellenza è precisamente per un senso, posso dire, di pentimento. Non lo feci apposta, voi stesso lo sapete». Il generale fece una faccia piagnucolosa e agitò la mano. «Ma voi vi burlate semplicemente, egregio signore!» disse egli, scomparendo dietro la porta. «Che burla c'è mai qui?» pensò Cerviakov. «Qui non c'è proprio nessuna burla. È generale, ma non può capire. Quando è così, non starò più a scusarmi con questo fanfarone. Vada al diavolo! Gli scriverò una lettera e non ci andrò più. Come vero Iddio, non ci andrò più!» Così pensava Cerviakov andando a casa. La lettera al generale non la scrisse. Pensò, ma in nessuna maniera poté concepire quella lettera. Gli toccò il giorno dopo andare di persona a spiegare. «Ieri venni a incomodare vostra eccellenza!» si mise a borbottare quando il generale alzò su di lui due occhi interrogativi. «Non già per burlarmi, come vi piacque dire!
Io mi scusavo perché starnutendo mi avevo spruzzato e a burlarmi non pensavo nemmeno. Oserei io burlarmi? Oh, se noi ci burlassimo vorrebbe dire allora che non c'è più alcun rispetto per le persone. Vattene, garrì il generale, fattosi d'un tratto livido e tremante. Che cosa? Domandò con un bisbiglio Cerviakov, venendo meno dallo sgomento. Vattene, ripeté il generale pestando i piedi. Nel ventre di Cerviakov qualcosa si lacerò. Senza vedere nulla, senza udire nulla, egli indietreggiò verso la porta, uscì in strada e si trascinò via. Arrivato macchinalmente a casa, senza togliersi la divisa di servizio, si coricò sul divano e morì. Come sempre Chekhov è ironico, però c'è sempre questo tocco di tristezza finale. E ora passiamo a Tolstoi. La sonata Kreutzer contro la violenza sulle donne, perché qui si parla proprio di una violenza. La prima cosa che feci fu di togliermi gli stivali. Rimasto con le calze, mi accostai alla parete sopra il divano dove stavano appese le mie armi ai miei pugnali e presi un pugnale damascato ricurvo, mai usato e terribilmente affilato. Lo estrassi dal fodero. Il fodero mi cadde dietro il divano e ricordo di essermi detto: «Dopo bisogna raccoglierlo, altrimenti andrà perduto». Poi mi tolsi il cappotto che avevo sempre addosso e incamminandomi leggermente con le sole calze ai piedi, andai di là. Avvicinatomi di soppiatto, spalancai di colpo la porta. Ricordo l'espressione del loro viso. Me la ricordo perché proprio quella loro espressione mi procurò una gioia tormentosa. Era l'espressione del terrore. Era proprio quello che volevo io. Non dimenticherò mai l'espressione di terrore disperato che si dipinse il primo istante sul loro viso nel momento in cui mi videro. Mi parve che lui fosse seduto a tavola e che, avendomi visto o sentito, fosse saltato in piedi rimanendo fermo con le spalle verso l'armadio. Sul suo viso c'era un'evidente espressione di terrore. Anche sul viso di lei c'era un'espressione di terrore, ma non solo quella. Se non ci fosse stato altro, forse non sarebbe successo ciò che accadde. Nell'espressione del suo viso, almeno così mi parve sul primo momento, c'era anche il dispiacere, l'amarezza che avessero violato la sua infatuazione amorosa, la sua felicità con lui. Era come se lei avesse avuto esclusivamente bisogno che non la disturbassero in quel momento di felicità. L'una e l'altra espressione restarono impresse sui loro volti solo per un istante. L'espressione di terrore sul viso di lui si trasformò subito in un'espressione interrogativa. Si può mentire o no? Se si può, meglio cominciare subito. Se non si può, comincerà qualcosa di diverso. Ma cosa? Egli le gettò un'occhiata interrogativa. Sul viso di lei l'espressione di rammarico e di dispiacere si trasformò, così mi parve quando lo guardò, in preoccupazione per lui. Per un istante mi fermai sulla porta tenendo il pugnale dietro la schiena. In quello stesso istante egli sorrise e con un tono ridicolmente indifferente cominciò: Noi, ecco, stavamo facendo della musica. Io non ti aspettavo. In contemporanea cominciò lei, adeguandosi al tono di lui. Ma né l'uno né l'altra finirono il discorso. La stessa rabbia che avevo provato una settimana prima si impossessò di me. Di nuovo provai quel bisogno di distruzione, di violenza e di esaltazione della rabbia. Mi abbandonai a questo sentimento. Non avevano finito il discorso né l'uno né l'altra
Cominciò quel qualcosa di diverso che lui temeva, che fece subito a pezzi ciò che loro avevano detto. Io mi gettai su di lei sempre nascondendo il pugnale, in modo che lui non mi impedisse di colpirla nel fianco sotto il seno. Avevo scelto quel punto fin dal principio. Nel momento in cui mi gettai su di lei, lui mi vide, cosa che da lui non mi sarei aspettato, mi afferrò per il braccio e gridò: «Ma ragionate, che fate, aiuto!» Io tirai via il braccio e senza dire niente mi gettai su di lui. I suoi occhi si incontrarono con i miei, lui impallidì di colpo come uno straccio fino alle labbra, i suoi occhi emisero uno strano brillio particolare e, cosa che non mi sarei affatto aspettato, sgattaiolò sotto il pianoforte fino alla porta. Io avrei voluto gettarmi dietro di lui, ma qualcosa mi teneva fermo il braccio sinistro. Era lei! Diedi uno strattone. Lei strinse ancora di più forte, senza lasciarmi andare. Questo intralcio imprevisto, questa forza che mi tratteneva e il suo contatto ripugnante mi infiammarono ancora di più. Sentii di essere furioso e credo spaventoso, e ne fui felice. Divincolai con tutte le mie forze il braccio sinistro e le diedi una gomitata proprio in faccia. Ella lanciò un grido e lasciò andare la presa. Avrei voluto inseguire lui, ma mi venne in mente che sarebbe stato ridicolo correre dietro all'amante di mia moglie in calzini e non volevo essere ridicolo, volevo essere spaventoso. Nonostante la terribile rabbia che mi governava, ero continuamente consapevole dell'impressione che suscitavo negli altri ed era in parte quella stessa impressione a guidarmi. Mi girai verso di lei, era caduta sul sofà e coprendosi con la mano l'occhio che le avevo colpito mi guardava. Sul suo viso c'erano terrore e odio per me, per il nemico, come un topolino quando si alzi la trappola in cui è caduto. Io almeno non vidi nient'altro in lei che questo terrore, questo odio per me. Erano proprio il terrore e l'odio che le aveva risvegliato per me l'amore per un altro. Ma forse mi sarei ancora trattenuto e non avrei fatto ciò che feci se lei avesse taciuto. Ma di colpo lei si mise a parlare ed afferrò la mano in cui avevo il pugnale. «Cerca di ragionare. Cosa ti prende? Cos'hai? Non è successo niente, 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 te lo giuro!» Avrei ancora indugiato, ma queste sue ultime parole, da cui dedussi il contrario, cioè che c'era stato tutto, richiesero una risposta. E la risposta doveva corrispondere all'umore cui mi ero lasciato andare, che in un continuo crescendo aumentava sempre più. Anche la rabbia ha le sue leggi. «Non mentire, disgraziata!» mi misi a gridare e con la mano sinistra la presi per un braccio, ma lei si divincolò. Allora sempre, senza tirare fuori il pugnale, la afferrai per la gola con la mano sinistra, la riversai supina e strinsi per soffocarla. Che collo duro aveva! Lei si affrettò con entrambe le braccia la mia mano, cercando di staccarla dalla sua gola ed io, come non avessi aspettato altro, la colpii con tutte le mie forze col pugnale nel fianco sinistro, sotto le costole. Quando la gente dice che durante un attacco di rabbia non ci si rende conto di ciò che si fa, è un'assurdità, è falso. Io mi ricordavo ogni cosa e neppure per un secondo smisi di essere cosciente. Quanto più alimentavo il fuoco della mia rabbia, tanto più chiara splendeva in me la luce della coscienza per la quale non potevo non vedere ciò che stavo facendo. Non posso dire che sapessi in anticipo ciò che avrei fatto, ma nell'istante in cui lo facevo, potrei forse dire anche un attimo prima, sapevo ciò che facevo, come per potermi poi pentire, per potermi poi dire che avrei potuto fermarmi. Sapevo che stavo colpendo sotto le costole e che il pugnale sarebbe penetrato. Nell'istante in cui lo facevo, sapevo di fare qualcosa di spaventoso, qualcosa che mai avevo fatto prima e che avrebbe avuto spaventose conseguenze.
ma questa consapevolezza si manifestò come il bagliore di un fulmine e subito dopo l'istante di consapevolezza seguì l'azione. E l'azione fu in particolar modo coscientemente chiara. Io sentivo e mi ricordo ancora la momentanea resistenza opposta dal corsetto e poi da qualcos'altro e dopo la lama che affondava nel morbido. Lei afferrò il pugnale con le mani, se le tagliò ma non riuscì a trattenerla. A lungo poi, in prigione, dopo il rivolgimento morale che si era compiuto in me, pensai a quel momento cercando di ricordarlo meglio che potevo e di rifletterci sopra. Ricordo che per un istante, per il solo istante precedente l'azione, ebbi la terribile consapevolezza che stavo uccidendo e che avevo ucciso una donna indifesa, mia moglie. Ricordo l'orrore di quella consapevolezza e ne deduco, anzi, seppur vagamente lo ricordo, che conficcato il pugnale, lo estrassi subito col desiderio di rimediare, di fermare ciò che stavo facendo. Rimasi per un secondo immobile, aspettando l'evolversi degli eventi e pensando a un rimedio. Lei saltò in piedi e gridò: «Ninia mi ha ucciso!» Avendo sentito rumore, la Ninia era accorsa sulla porta. Io continuavo a restare lì in piedi, aspettando incredulo. In quel momento, però, da sotto il corsetto sgorgò il sangue. Solo allora compresi che rimediare non era possibile e subito decisi che neanche si sarebbe dovuto, che ciò era proprio quello che volevo e dovevo fare. Aspettai finché lei cadde e la Ninia, gridando «Mamma mia!», corse da lei. Solo allora lasciai cadere a terra il pugnale ed uscii dalla stanza. Mi alzai, aperta la porta trovai delle sigarette e un fiammifero e mi misi a fumare. Non avevo ancora finito la sigaretta che di sorpresa mi assalì il sonno. Dormii probabilmente un paio d'ore. Ricordo di avere sognato che io e lei eravamo in buoni rapporti, poi avevamo litigato e avevamo fatto la pace. C'era qualcosa che non andava del tutto bene, ma eravamo di nuovo amici. Mi svegliò un colpo alla porta. «È la polizia», pensai svegliandomi. «Se ben ricordo, ho ucciso, ma forse è lei e non è successo nulla». Bussarono ancora alla porta. Io non risposi cercando di stabilire se era successo o meno. Sì, era successo. Mi tornò in mente la resistenza del corsetto e la penetrazione della lama e sentii un brivido per la schiena. Sì, è successo. Ora devo uccidere anche me, mi dissi. Ma lo dicevo sapendo che non mi sarei ucciso. Guardai il suo viso, rovinato dai lividi, e per la prima volta dimenticai me stesso, i miei diritti, il mio orgoglio. E per la prima volta vidi in lei un essere umano. E mi parve così insignificante ciò che mi aveva ferito, tutta la mia gelosia, e così fondamentale mi parve invece quello che avevo fatto io, che avrei voluto cadere col viso sulla mano di lei e dirle «Perdonami», ma non ebbi il coraggio. Quello stesso giorno, verso le 12, morì. Ancora prima, alle 8, mi portarono alla polizia e da lì in prigione. Ed essendo rimasto lì 11 mesi in attesa di giudizio, potei riflettere molto su di me e sul passato. Potei comprendere. Cominciai a comprendere dopo 2 giorni, quando mi portarono là. Cominciai a capire solo quando la vidi nella bara. Solo allora, quando vidi il suo viso di morta, compresi tutto ciò che avevo fatto. Compresi che l'avevo uccisa, che per colpa mia era successo che lei era viva, mobile, calda e che ora era immobile, di cera, fredda e che rimediare non si sarebbe potuto mai più, in nessun modo.
in nessun luogo. Chi questo non l'ha passato non può capirlo. E ora, dopo questa doccia fredda che vi ho fatto fare con questo testo, che è veramente scioccante, passiamo nuovamente a Chekhov con il racconto della signorina NN. Circa 9 anni fa, poco prima di sera, al tempo della falciatura, io e Piotr Sergeevich, che faceva le funzioni di giudice istruttore, ci recammo a cavallo alla stazione per ritirare la corrispondenza. Il tempo era splendido. Ma al ritorno si udirono dei brontolii di tuono e vedemmo una nuvola nera minacciosa che si muoveva dritta verso di noi. La nuvola si avvicinava a noi mentre noi ci avvicinavamo ad essa. Sullo sfondo biancheggiavano la nostra casa e la chiesa e luccicavano argente gli alti pioppi. C'era odore di pioggia e di fieno falciato. Il mio compagno era in vena, rideva e diceva una quantità di sciocchezze. Diceva che non sarebbe mica stato male se strada facendo ci fossimo imbattuti d'un tratto in un castello medievale dalle torri merlate, ricoperto di muschio, popolato di gufi, perché potessimo ripararci lì dalla pioggia e perché alla fine la folgore ci uccidesse. Ma ecco che sulla segale e sul campo d'avena corse una prima ondata, si scatenò il vento e nell'aria cominciò a turbinare la polvere. Piotr Sergeevich scoppiò in una risata e spronò il cavallo. «Bene!» esclamò. «Benissimo!» Io, contagiata dalla sua allegria e al pensiero che in pochi istanti mi sarei bagnata fino alle ossa e che potevo essere uccisa dalla folgore, mi misi a ridere anch'io. Il turbine e la rapida corsa, quando si respira trafelati per il vento e ci si sente leggeri come un uccello, agitano e solleticano il petto. Quando entrammo nel nostro cortile non c'era più vento e grossi spruzzi di pioggia battevano sull'erba e sui tetti. Presso la scuderia non c'era anima viva. Piotr Sergeevich tolse lui stesso i finimenti ai cavalli e li condusse alla mangiatoia. Aspettando che avesse finito, stavo presso la soglia e guardavo le strisce oblique della pioggia violenta. L'odore greve, eccitante del fieno si sentiva qui più forte che nel campo. Per le nuvole e la pioggia si era fatto quasi buio. Piotr Sergeevich stava accanto a me sulla soglia e respirando affannosamente per la rapida corsa mi guardava. Mi accorsi che mi guardava con ammirazione. «Natalia Vladimirovna», disse, «darei tutto per poter soltanto rimanere qui ad osservarvi. Oggi siete meravigliosa». Nei suoi occhi c'era un'espressione entusiasta e supplichevole. Il viso era pallido, sulla barba e sui baffi luccicavano delle gocce di pioggia che pareva mi osservassero pure amorevolmente. «Vi amo», egli disse, «vi amo e sono felice di vedervi. So che non potete diventare mia moglie, ma non voglio nulla. Non mi occorre nulla. Basta che sappiate che vi amo. Tacete, non rispondete, non badate a quel che io dico, ma solo sappiate che mi siete cara e permettetemi di guardarvi». Il suo entusiasmo si comunicò anche a me. Guardavo il suo viso ispirato, ascoltavo la voce che si mescolava allo scrosciare della pioggia e, come ammaliata, non riuscivo a muovermi. Avrei voluto guardare senza fine quegli occhi lucenti e ascoltare. «Voi tacete ed è bellissimo», disse Piotr Sergeevich. «Continuate a tacere». Mi sentivo felice, risi di soddisfazione e corsi sotto la pioggia dirotto verso casa. Rise anch'egli e saltellandomi corse dietro. Facendo un gran chiasso come bambini bagnati, trafelati, battendo i piedi sulle scale, ci precipitammo nelle stanze. Mio padre e mio fratello, non abituati a vedermi ridente e allegra, mi osservarono stupiti e si misero anch'essi a ridere. Le nubi temporalesche erano già passate, il tuono era cessato, ma sulla barba di Piotr Sergeevich brillavano ancora le gocce di pioggia.
Fino all'ora di cena non smise mai di cantare, di fischiettare, di scherzare rumorosamente col cane inseguendolo per le stanze, tanto che mancò poco non facesse cadere il servo col samovar. Andando a letto, accesi una candela e spalancai la finestra, ed un senso indefinito si impadronì della mia anima. Mi ricordai che ero libera, sana, ricca, di famiglia illustre, che ero amata, ma soprattutto appunto che ero ricca e di famiglia illustre. Come era bello questo, mio Dio! Più tardi, mentre nel letto mi rannicchiavo tutta per il fresco che si insinuava in me dal giardino insieme alla rugiada, cercai di rendermi conto se amavo Piotr Sergeevich o no, e senza esservi riuscita mi addormentai. Quando la mattina vidi sul mio letto le chiazze tremolanti del sole e le ombre dei rami del tiglio, risuscitarono vividi nella mia memoria gli avvenimenti del giorno prima. La vita mi parve ricca, varia, colma di bellezza. Canticchiando, mi vestii in fretta e corsi in giardino. E che cosa avvenne dopo? Dopo? Nulla. D'inverno, mentre abitavamo in città, Piotr Sergeevich di tanto in tanto veniva a trovarci. Le conoscenze fatte in campagna sono incantevoli soltanto in campagna d'estate. In città, invece, d'inverno, perdono metà del loro fascino. Quando in città offri loro il tè, sembra che abbiano indosso delle giacche prese a prestito e che troppo a lungo rigirino il cucchiaino nella tazza. Anche in città Piotr Sergeevich mi parlava talvolta del suo amore, ma veniva fuori qualcosa di interamente diverso che in campagna. In città sentivamo più fortemente il muro che era fra noi, io ricca e di famiglia illustre, lui invece povero, neanche nobile, figlio di un diacono soltanto facente funzione di giudice istruttore, niente altro. E tutte e due noi, io per la mia giovane età e lui, Dio sa perché, credevamo che quel muro fosse molto alto e grosso. Ed egli, quando veniva a trovarci in città, sorrideva forzatamente e criticava il mondo aristocratico o taceva tetro quando in salotto si trovava un'altra persona. Non c'è muro che non possa essere abbattuto, ma gli eroi del romanzo contemporaneo, per quanto io li conosca, sono troppo timidi, fiacchi, pigri e sospettosi, e troppo rapidamente si rassegnano al pensiero di non avere fortuna e di essere stati ingannati dalla loro vita personale. Invece di lottare, non fanno altro che criticare e chiamano triviale il mondo, dimenticando che la stessa loro critica a poco finisce col diventare triviale. Ero amata. La felicità era vicina, sembrava vivesse alle mie costole e io passavo la vita canticchiando, senza sforzarmi di comprendere, senza sapere che cosa mi aspettavo, che cosa volevo dalla vita. E intanto il tempo passava. Passavano accanto a me uomini con il loro amore, si dileguavano le giornate limpide, le notti tiepide, cantavano gli usignuoli, l'aria odorava di fieno e tutto questo che è caro, meraviglioso nel ricordo, in me come in tutti, passava rapidamente senza lasciare tracce, senza essere apprezzato e si dileguava come la nebbia. Dov'è ora tutto questo? Mio padre morì, io invecchiai. Tutto quel che piaceva, blandiva, suscitava una speranza. Il rumore della pioggia, il rimbombo del tuono, i pensieri sulla felicità, i discorsi d'amore, tutto questo è diventato un puro ricordo. E ora vedo davanti a me una pianura sconfinata, deserta. E su questa pianura non c'è anima viva. E laggiù, all'orizzonte, soltanto buio e paura. Ecco il campanello che squilla. È venuto Piotr Sergeevich. Da molto tempo già lo hanno trasferito, grazie alla protezione di mio padre, in città. È un poco invecchiato, cammina un po' curvo, ha smesso da un pezzo di farmi dichiarazioni d'amore, non racconta più sciocchezze, non ama il suo impiego, è sofferente di non so quale male, deluso di qualcosa, non si aspetta più nulla dalla vita.
vive senza gioia. Ecco, ecco, si è messo a sedere presso il caminetto, fissa silenzioso la fiamma. Io, non sapendo che dire, gli ho chiesto: «E allora?» «Niente», ha risposto. E di nuovo silenzio. Il bagliore rosso del fuoco gioca sul suo viso triste. Mi sono ricordata del passato e d'un tratto le mie spalle si sono messe a sussultare, la testa si è inclinata e sono scoppiata in un pianto amaro. Ho provato una pena intollerabile di me stessa e di quell'uomo e ho desiderato appassionatamente quello che è passato e che la vita ormai ci rifiuta. E ora non pensavo più al fatto che ero di famiglia illustre e ricca. Singhiozzavo forte, premendomi le tempie e mormoravo: Dio mio, la vita è finita». Lui intanto stava seduto, taceva e non mi ha detto: «Non piangete». Capiva che era necessario piangere e che era venuto il tempo delle lacrime. Vedevo dai suoi occhi che aveva compassione di me e anch'io di lui, e al tempo stesso mi indispettiva quel fallito, quel timido che non aveva saputo costruire né la mia vita né la sua. Mentre lo accompagnavo, mi è apparso che nell'ingresso indugiasse apposta nell'infilarsi la pelliccia. Due volte mi baciò la mano senza dire una parola e a lungo mi guardò nel viso lacrimoso. Credo che in quel momento gli tornassero alla memoria il temporale, quelle strisce oblique di pioggia, il nostro riso, il mio viso di allora. Aveva voglia di dirmi qualcosa e sarebbe stato lieto di dirmela, ma non ha detto nulla, ha scosso soltanto il capo e mi ha stretto forte la mano. Che Dio lo protegga. Grazie. Grazie della pazienza che avete avuto di ascoltare tutti e quattro i racconti, che questa volta non sono molto allegri, però gli autori russi si sa che non possono essere allegri. E poi con questa atmosfera piovosa, questa bruma particolare, penso che ci stia bene. Grazie ancora, grazie a Roberta che sta là. Grazie. Brava, veramente brava. Pensi che non si siano annoiati?